Eccoci di nuovo qua. Gioco zombie standard, momento fogne garantito. Ho sbagliato di nuovo perché continuo a confondere i giochi. Una parte di me è contenta di aver finito Dead Island 2 perché così, fino a che non finiamo questo, smetto di confondere i tasti, in teoria. Ecco qua, finalmente è rotta. Possiamo cambiarla. È stato bello averti con noi questa festa, ma addio. Vediamo dove finiamo. Te lo dico io dove finiamo. Nell'acqua fognaria. Bella, piena di topi morti, virus e batteri. E anche di cadaveri galleggianti. Che quello fa sempre piacere, giusto? Mi chiedo se qua dentro faremo una bella visitina di quelli notturni. Speravo di avere qualche razzo, ma non ne abbiamo. Aia, spero di poterlo craftare al massimo. Che è? Che è successo? Vabbè, ha fatto tutto lui, neanche mi ero avvicinato io. Ehi là? La mia direzione è di qua, se vado di qua che succede? A parte che non c'è neanche modo. Ok, vabbè, mi libero subito di voi. Almeno non ci penso dopo. Ehi là? C'è Nishuki Trentoki? Sento rumori. Madonna, che fatica. Di nuovo no. Il momento peggiore. Un po' di antizin adesso ci farebbe comodo. Tipo quella fialetta che abbiamo ancora qua, in teoria. Non farebbe schifo, vero? Cazzo. Pensavo fossi un mordicarde. Io pensavo tu fossi morto. Ma che vuoi da me? Tu sei Michele del deserto? Non volevo spaventarti, Michael, vero? Ok, ok. Troy mi aveva avvertito. Meno male che non mi ha visto saltare in quel modo. Non mi avrebbe mai preso seriamente. Vabbè. Ho una cotta, eh? L'hai vista, no? È per questo che mi sono offerto volontario. Rischi la vita in mezzo agli zombie cannibali per fare colpo su una ragazza. Bello, prima che scoppiasse l'epidemia, al massimo vincevo gare d'ortografia. Troy non mi avrebbe nemmeno considerato. Devo sfruttare le mie opportunità. Ah beh, certo. Giustamente. La chiavata è sempre il motivo principale. Allora, senti, ho provato a fare da solo, ma mi sono bloccato al nono piano. Lascia fare a me. Devi prendere questi esplosivi, aprire il gas dei forni e piazzare le cariche in alcuni appartamenti specifici. Ok. Modo da creare un disegno? Qualcosa che tutti fuori dal RAN capiscano che non è casuale? Se riescono a dare una spiegazione per una roba del genere, complimenti. Ora, se sei pronto, si parte dal decimo piano. D'accordo, andiamo al decimo piano allora. Posso andare? Unica cosa, cerchiamo di tenere le munizioni da parte. Usiamo le armi da mischia e via. Allora, lui mi ha detto di andare dal decimo piano. Però tutti i piani, no, non sono interagibili. Oh, diavolo. Eh beh, cosa ci aspettavamo? Ce l'ha detto che il decimo piano era l'unico da cui partire. Io ci ho provato, metti caso che c'è, sai, qualche oggetto nascosto da qualche parte, io ci provo. La mia unica preoccupazione è trovare i notturni stronzi che mi saltano all'improvviso in faccia. Ovviamente. Vabbè, c'era la soluzione più facile accanto e io, vabbè, io ci ho provato. Ho sentito rumori di viscidume. Secondo, terzo. Ecco appunto, eccolo qua il rumore. Guarda, lo sapevo che si bloccava. Maledizione. Cosa deve aver ostruito il condotto? Quanto lo sapevo che si bloccava. Lui. Lui ha bloccato il condotto. Oh, oh, merda. Dannazione. Che succede? Tutto bene? Sì. Sì, per ora. Non è colpa mia se siamo morti. Gli è venuto l'attacco mentre stava usando il rampino. Sarebbe morto in qualsiasi caso. Ecco fatto, arrampicati, pazzo. Allora, quello è il quindicesimo piano. Noi dobbiamo andare, questo è il 14, al decimo che è là sotto. Ok, nono piano. Dobbiamo farcela a piedi l'ultimo allora. Non che la cosa mi sorprenda, però. Ma qui è un momento che qualcosa salta fuori, eh.
È un attimo che qualcosa salta fuori dai cacchio di muri e ti sale addosso. Munizioni per la pistola? Chi è che è morto? Ah, tu. Beh, grazie. Michael, sono al 10° piano. Bene, cerca gli appartamenti 105, 106, 134 e 137. D'accordo. 105, 106. Io continuo a lanciare le armi a distanza, che così se si avvicina qualcuno almeno non esplodo. Certo che le case da run sono tutte molto uguali fra di loro. Ma no, è il perro. Ma poverino, è tipo forse il primo cane che vedo in tutto il gioco qui, eh. È come quando vedi il primissimo cavallo morto in Bloodborne e dici: oh no, i cavalli esistono in questo mondo. Allora, il primo appartamento, eccolo qua. E addio stupido rospo. Dobbiamo aprire il gas. Ecco qui. Grazie. Ho finito col primo appartamento. Bel lavoro, vai col prossimo. Che è qui vicino. Ehi là. Sono il postino. Dove sono i fornelli? Eccoli. Va bene, secondo appartamento fatto. Cazzo, sei più bravo di me. Ora devi... Sentiamo. Che esatto. Michael, ho degli ospiti. State alla larga, bastardi. Michael, vattene, mettiti in salvo. No, posso tenerli a bada. E tu devi finire il lavoro. Non mi muovo finché non avremo finito. Vabbè, devi fare l'eroe, che sicuramente morirà e la ragazza dirà: cazzo, mi dispiace, non pensavo. Vabbè. Vabbè. Vabbè, fottiti. Ecco fatto. Addio alla gambina. No. Ma tu ancora vivo sei? Stavo per tirargli una spadata, stavo per crepare. Ma quanta brutta gente che c'è in sti palazzoni. 134, 137, 130. Al volo presa. Ma stai buono. Sento qualcuno piangere. Beh, certo. E io sono scemo. Più di uno. Allora, è stata una combo strana perché mi sono visto lui dietro, questi due che mi sono esplosi dietro la porta. È stato strano. Sai cosa? Mi mimetizzo un po', che almeno se qualcuno mi vede, perlomeno siamo un attimo nascosti. Oh, una cassa. Non mi aspetto di trovarci niente di che, però non si sa mai. Perché mi sorprendo di aver trovato un falcetto io? Lo sapevo benissimo che aver trovato un falcetto. Sento qualcuno piangere. Mi sa che c'è la controparte della Witch in questo gioco. È un bambino che piange. No, è un urlatore. Pezzo di merda, dove sei? Addio. Shh, fai silenzio. Fammi vedere, uccidilo prima che urla. No, era generale, uccidine uno e basta. Che brutto. Giusto per sicurezza, mimetizziamoci di nuovo. Accendiamo l'ultimo fornello e via. Ok, fatto. Bene, non è che puoi tornare qui. Mi farebbe comodo una mano. Oh, certo. Arrivo subito. Senti, ehi, figlio di porca troia! Michael! Senti, se non dovessi farcela, dovrai prendere... Mollami! Prendere il detonatore, allontanarti da qui e far saltare tutto! Certo! Non dire cazzate, Michael. Vattene da lì e torna da Troy, immediatamente! E lascia lì il detonatore! Michael! Michael!
Un altro povero ragazzo innocente morto per salvare la vita di altre persone. Ecco qua, dai, prima che arriva qualcuno. E ora si scende. Teniamo il fucile che non si sa mai. Ti dovresti allontanare da lì, sai? Mi aspettavo che qualcuno apparisse da... Oh, il tizio gigante. Fantastico. Andato. Sto fucile credo sia una delle cose migliori che uno di questi DLC ha fatto. Allora, mimetizzati che non si sa mai. E via, sbrighiamoci prima che arrivi altra gente. Tizio esplosivo. Ecco qua. No! Meno male, siamo ancora vivi. Ok, spero che Michael stia bene. Ne dubito. Ah, eccolo qua. Perché ho una brutta sensazione su questa parte io? Buongiorno. E secondo te io sono scemo che vengo fino a lì a farmi menare? Addio al tizio grosso. Avrei bisogno di un po' di munizioni, ma è anche meglio usarle per eliminarli il prima possibile questi. Le fogne hanno sempre qualcosa di magico in questi giochi. Lascia l'edificio, meno male. Per un attimo ho pensato... Ho il detonatore. Vediamo un po' che cos'è tutta questa storia. Vediamo cosa hanno scritto. Siamo vivi, we are alive. Lo usiamo subito o dobbiamo andare da qualche parte specifica? Beep. La Madonna. Ma dai! È una faccia... Andiamo, Crane. Bel lavoro. È una faccia triste. Ho avuto qualche contatto con Jade. Crane. Jade, sei tu? Crane, ho saputo cosa hai fatto. Vedo cosa hai fatto. Allora, ci credi adesso che sono dalla vostra parte? Ma che bastardi! Figli di puttana! Dobbiamo contattare il ministero. Bombarderanno tutto senza pensarci un attimo. Ragazzi, ascoltate. Sappi ha trovato un modo di superare il blocco radio, ma ha bisogno del vostro aiuto. Ok. Jade, hai sentito? Dobbiamo vederci. Sì, va bene. Incontriamoci in quel palazzo rosso sul canale Smeraldo. E poi vedremo. Palazzo rosso? Crane, guardati le spalle. Qui gli infetti sono perfino più feroci di quelli che vivono nei bassi fuochi. Ma va? Me ne sono reso conto. Dove dobbiamo andare, quindi? Incontra Jade nel Palazzo Rosso sul canale Smeraldo. Ed è notte. Eccoci qua. La notte sta arrivando. Io sono arrivato. Però c'è anche tizio simpatico lì. Giusto per sicurezza. Spada della notte. E via. Proviamo ad entrare qua dentro. Jade? Jade? Jade! Sing Cantuve Museum. Roy, sono Crane. Reis ha catturato Jade e l'ha portata in qualche museo. Sai di che si tratta, per caso? Sì, quel posto è stato costruito come una fortezza centinaia di anni fa. Reis lo usa come quartier generale. Crane, non puoi andarci. Ti infileresti in una grossa trappola. Ovviamente. Ingegnosa. Ma ci deve essere un modo per entrare di soppiatto, giusto? Io stessa non so come entrarci, ma conosco un uomo che probabilmente lo... Ovviamente. È il direttore del museo. Dovrebbe conoscere i sotterranei nascosti sotto la fortezza. Gli parlerò. Va bene. C'è un edificio con una terrazza. Là troverai Tarik. Buona fortuna, Crane. E senti, se ne hai l'opportunità, trovati qualche arma in più. Ti servirà. D'accordo. Terrò conto di questa informazione molto utile.